Napolitano e pallone per Marulla, attenzione Marulla, tiro, gol! Siamo ai titoli di coda, visto che sia la Lega Pro sia la Serie D sono arrivati nell'ultima giornata della cosiddetta regular season dei campionati. Già la scorsa settimana abbiamo invece, nonostante si giocherà ancora in Serie B, ma l'obiettivo era quello del Crotone in Serie A, ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, adesso sono arrivati gli altri verdetti. In Lega Pro la salvezza del Catanzaro, il Cosenza nonostante il successo 6-1 sull'Ischia non è riuscito a centrare i playoff, ma lì non dipendeva soltanto dal Cosenza e il fatto che la Paganese potesse vincere a Caserta lo avevamo ampiamente previsto che sarebbe stato molto molto difficile. Si è conclusa anche la regular season, mi ripeto, del campionato di Serie D. La Calabria perde un'altra protagonista che è la Vigor Lamezia, già retrocessa dalla scorsa settimana in eccellenza. C'è una squadra che andrà a giocarsi i play-out ed è la Palmese, si salva il Roccella, si è salvato il Rende e poi ne abbiamo altre due di squadre che andranno a giocare i play-off, che sono la Regina, sorpasso proprio sulla Vibonese all'ultima giornata. Buon pomeriggio e benvenuti a questa che è l'ultima puntata di Forcing. Passo a presentarvi velocemente coloro i quali mi faranno compagnia. Come sempre Luca Altomare, ciao Luca. Buon pomeriggio a te Walter e buon pomeriggio a tutti. Franco Segreto, ciao Franco. Ciao, buon pomeriggio a tutti. È tornato a trovarci uno dei protagonisti della salvezza del Rende quando sembrava che le cose si stessero complicando, poi sarà stato un caso, ma con lui tornato in campo poi il Rende non ha più perso. Max Ginobili. Buon pomeriggio. Ciao Max, grazie per aver accettato il nostro invito e poi è venuto a trovarci un'altra volta Massimo Mitidieri. Ciao Massimo, solo cosenza.com, se no poi mi .com. ma collabora Massimo anche con diverse testate, ieri ha lavorato per il giornale di Sicilia, dico bene, perché mi confondo sempre con la Sicilia, non so perché. Per collega Barbarossa. Insieme la Sicilia invece Roberto Barbarossa. In apertura diamo velocemente uno sguardo a quello che è successo in Serie B, perché magari non è calabrese, ma noi ci siamo particolarmente affezionati, perché è stata la settimana in cui l'amico Franco Segreto ha potuto finalmente festeggiare la promozione anche prima il Crotone, però poi c'è il Cagliari. Andiamo a guardare velocemente quelli che sono stati i risultati di questa 40ª giornata del campionato di Serie B. Avellino Como 1-1, il successo del Cagliari 3-0 a Bari, 1-1 fra Crotone Latina e Livorno Perugia, 2-0 del Novara sull'Ascoli, 4-0 ieri il Pescara sul Lanciano, Pro Vercelli Trapani 1-1, 0-0 Salernitana Modena. Stasera si gioca Spezia Brescia, partita molto importante soprattutto per lo Spezia, Ternana Cesena 1-1 e il successo pesante del Vicenza sull'Entella 2-1, che tiene al momento un po' fuori l'Entella dalla zona play-out. Intanto andiamo proprio a vedere la classifica del campionato di Serie B, 180 minuti per capire chi sarà la squadra che chiuderà al primo posto, il Crotone che di punti ne ha 79 o il Cagliari che ne ha 77. Il Crotone onestamente ha un calendario un po' più difficile. Poi la zona playoff al momento, Pescara 68 aritmeticamente nei playoff da ieri, poi Trapani 67, Bari 65, Spezia, Novara e Cesena 62 e l'Entella che è la prima squadra fuori dai playoff a 61 e poi è l'unica che ancora può sperare di rientrare in gioco. Quindi poi troviamo a 54 Brescia e Perugia, 49 Avellino Ternana, 48 il Vicenza, un grande lavoro quello di Lerda, un allenatore che se n'erano un po' dimenticati, invece è riuscito in poche partite a centrare un filotto di vittorie e a portare quasi in salvo il Vicenza. Ascoli 46, Pro Vercelli 43, Modena 42, poi abbiamo Salernitana e Latina con 42 punti, che sarebbe il play-out che si giocherebbe in questo momento, a chiudere la classifica Lanciano 39, Livorno 38 e Como
30 punti. Si torna in campo nel prossimo fine settimana, a cominciare da venerdì 13 alle ore 20:30 con Perugia-Provercelli. Poi sabato alle 15 Ascoli-Livorno, Brescia-Bari, Cagliari-Salernitana, Cesena-Novara, Entella-Avellino, Lanciano-Ternana, Latina-Vicenza, Modena-Pescara e Trapani-Crotone. Si chiuderà domenica 15 alle ore 17:30 con Como-Spezia. Allora Franco, ce l'ha fatta il Cagliari, dai, però sì. grande dimostrazione, devo dire, a Bari è andata, doveva vincere e ha vinto alla grande senza rischiare praticamente nulla. Sì, senza rischiare nulla, perché finalmente dopo, diciamo, le parole del presidente Giulivi, insomma la squadra si è data una regolata, perché nel girone di ritorno il cammino non è stato così importante e favorevole come quello dell'andata, nel corso del quale il Cagliari insomma aveva dimostrato di essere una squadra di categoria sicuramente superiore, così come il Crotone. Il girone di ritorno diverso, qualche punto regalato in casa principalmente, qualche sconfitta di troppo, poi il pareggio contro il Livorno aveva fatto andare su tutte le furie il presidente, c'è stata una strigliata in settimana e poi insomma a Bari la squadra onestamente non mi aspettavo questa vittoria così larga, perché insomma Bari è sempre un campo importante, è una squadra importante che lotta ancora per i playoff e quindi insomma il 3-0 sta a significare che il Cagliari ha in mano una squadra, diciamo, fatta di gente anche di categoria superiore, che si è lasciata un po' andare, cosa che invece non ha fatto il Crotone. Caro Walter, abbiamo dato merito e atto al Crotone nel corso di questa stagione, diciamo che il Crotone ci ha sempre creduto, a differenza del Cagliari, perché non basta avere uno storare in porto, magari gente come Pisacane, Giorgetti, Melchiorri, Fau, Farias e Joao Pedro, il numero 10 che è diventata la bandiera di Cagliari sotto la statua di Carlo Felice, però insomma bisogna crederci, correre come hanno fatto i giocatori del Crotone, grande determinazione, grande intensità e non magari lasciarsi andare, quello che non è piaciuto alla dirigenza del Cagliari, proprio perché nel girone di ritorno insomma la squadra ha balbettato. E quindi onore al Crotone, dico prima io, perché il Crotone è riuscito ad arrivare a toccare prima la Serie A che non il Cagliari, al Cagliari che comunque ci è arrivato con una settimana, diciamo, di ritardo, comunque insomma hanno meritato entrambe e seguiremo naturalmente quello che succederà per quanto riguarda i playoff, perché li vedo molto molto interessanti. E non a caso venerdì sera ho avuto modo di seguire proprio su Sky la partita. Bisogna riconoscere, a parte che c'è questo balletto di Capozucca che è diventato qualcosa di virale sulla rete, hanno riconosciuto e hanno fatto i complimenti tutti quanti al Crotone, da Capozucca, dal presidente, dallo stesso Rastelli, perché hanno detto se non ci fosse stato il Crotone probabilmente il Cagliari avrebbe avuto anche meno critiche. Luca, so che tu avevi qualcuno che conosceva, hai sentito a Cagliari, ti sei complimentato anche tu con... Sì, ho sentito Pisacane, perché l'abbiamo avuto con Mimmo e Michele a Terni, l'abbiamo allenato a Terni, e per fare i complimenti meritati, perché comunque non è mai facile vincere, anche se si costruiscono squadre tecnicamente superiori a tutte le altre. L'importante è aver tagliato il traguardo, anche se dopo il Crotone, perché il Crotone ha fatto un campionato straordinario, l'abbiamo detto in più circostanze. Il Cagliari ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissato all'inizio del campionato, quindi complimenti alla società, all'allenatore, al direttore sportivo, che poi si è lasciato andare, comunque diceva Franco, quelli sono balletti di sfogo, no? di duro lavoro che c'è stato dietro, di responsabilità, perché in una piazza come Cagliari riportarla subito in A. E questo è stato, diciamo, dopo un anno è difficile, quindi i complimenti vanno tutti a questa squadra, sperando insomma di rivederla di nuovo in buone posizioni il prossimo anno, Franco? Sì, dove eravamo abituati a vederla. Beh, vedremo cosa accadrà. Intanto mancano ancora da giocare altre due partite, lo diceva prima Franco. Ci sarà intanto da capire chi sarà. Cagliari-Salernitana, sì, quella intanto, mi intriga molto per vari motivi. Cagliari-Salernitana,
C'è da capire chi sarà l'altra squadra che andrà a fare i playoff, perché diciamo che se vince di Lendella, massimo, fino al Bari ci siamo, poi lo Spezia se stasera dovesse vincere arriverebbe a 65, poi sarà Novara, Cesena, Entella. Una rimarrà fuori, ma anche sotto bisognerà capire, perché se il Vicenza è fuori, dall'Ascoli a scendere ancora sono un po' tutti dentro. E Latina e Salernitana lì. Sì. Sono bisogna un po' capire quello che accadrà. Comunque, chiusa la parentesi dedicata alla Serie B, passiamo alla Lega Pro. Prima di guardare i risultati di quella che è stata l'ultima giornata, vorrei mandare un saluto agli amici del Tarsia Club Gigi Marulla, che seguono sempre la trasmissione. Li saluto e sono già pronti per la prossima stagione, anche perché voci che circolano sembrerebbe che il ritiro del prossimo anno possa tenersi da quelle parti, si vocifera e si dice Altomonte. Vedremo cosa accadrà. Intanto 34esima giornata del campionato di Lega Pro, rivediamo velocemente quelli che sono stati i risultati: Acragas Benevento 1-1, Casertana Paganese 4-2, Catania Fidelissandria 2-1, Catanzaro Melfi 1-0, il successo del Cosenza sull'Ischia 6-1, Foggia che ha vinto a Castellammare di Stabia 3-1, il 3-1 del Lecce sulla Lupa Castelli Romani, 2-2 Martina Franca Messina, 1-1 Matera Monopoli, per una classifica finale che ha visto già la scorsa settimana il Benevento promosso in Serie B con 70 punti, a 65 il Foggia, 63 la coppia Lecce-Casertana, a 60 il Cosenza che ha chiuso al quinto posto, poi 53 il Matera, 45 Fidelissandria e Messina, 42 Paganese Juve Stabia, 41 il Catanzaro, 40 l'Acragas, 39 il Catania, ma in vantaggio negli scontri diretti con il Monopoli che va a giocarsi i play-out, a 39, Melfi 30, Martina Franca 22, Ischia 21, Lupa Castelli 12 punti. Vediamo velocemente anche quelli che sono i verdetti finali della regular season di questo campionato, promosso in Serie B ovviamente il Benevento, le sfide dei play-off. Allora, comincio da sotto perché abbiamo nel frattempo anche gli orari. Lecce-Bassano si giocherà, le partite sono tutte il 16 di maggio, per cui domenica prossima. Lecce-Bassano si giocherà alle ore 15.30 e la partita sarà in diretta su Rai Sport. Poi alle 16 Pisa-Maceratese, alle 18 Pordenone-Casertana, chiuderà alle 20.45 Foggia-Alessandria. Mentre per quanto riguarda i play-out, c'è la partita di andata e quella di ritorno, 21 e 28 maggio. L'andata Ischia Monopoli e Martina Franca Melfi retrocesse e in Serie D la Lupa Castelli Romani. Ok, possiamo entrare in studio, parlare della partita, credo che sia molto superficiale in virtù del fatto che ci si proietta già sulla prossima stagione, anche se la partita comunque ha detto molte cose, la doppietta di Lamantia, la doppietta di Arrighini, il ritorno al gol di Caccetta, ci sono argomenti di cui discutere, però io quest'oggi vorrei cominciare proprio con le parole di Roselli, così ascoltiamo Roselli, il quale fa un riferimento alla partita, fa anche, come dire, parla anche fa i complimenti per l'ennesima volta alla squadra e parla anche di futuro. Per cui ci ascoltiamo Roselli, dopodiché apriremo il dibattito qui in studio. Io sono veramente contento, sinceramente, di questa dimostrazione. Non ce n'era bisogno, ma loro hanno chiesto di giocare una partita come hanno sempre fatto. Io ho anche detto che l'anno scorso a Melfi l'ultima qualche giocatore non l'aveva fatto nel modo giusto, io non l'avevo preso in considerazione più, perché penso che quello che dobbiamo dare noi è sempre il meglio in qualunque circostanza, anche se, come era abbastanza scontato, le speranze erano poche, ma non conta giocare al limite per qualcosa, conta dobbiamo rispettare sempre chi ci viene a vedere e tutto, il calcio bisogna rispettarlo perché poi se no te lo fa pagare. Io ho chiesto ai ragazzi di fare una partita seria e l'hanno fatta ancora di più, non tanto per il risultato sinceramente, ma per delle cose che di solito in queste partite uno non fa, invece hanno continuato a fare le cose che sono capaci di fare, e questo mi dà veramente
grande soddisfazione, sono orgoglioso di averle allenate, come ho già detto in altre circostanze. Sì, è vero, perché con 4 punti ce l'avremmo fatta, ma se avessimo pareggiato, come onestamente la partita con il Foggia, non ce l'avremmo fatta lo stesso. Dunque la verità è che avremmo dovuto vincere tutte le ultime 6. Abbiamo già detto che Caccetta per 3/4 di campionato assente è stata una cosa, ripeto, però ha giocato Fiordilino benissimo. Io non sono assolutamente abbattuto, anzi sono veramente contento di aver allenato dei ragazzi che straordinari che difficilmente avevo incontrato nella mia strada, e sono veramente anche emozionato, perché è difficile sinceramente per chi è tanti anni nel calcio trovare in una partita come questa le motivazioni che hanno trovato i miei ragazzi. Questo mi dà una grande soddisfazione. Stacchiamo qualche giorno, poi ci ritroveremo e magari con il presidente e il direttore penso che presto ci sarà un inizio di programmazione per il prossimo anno. Anche se le idee, diciamo, tutti le abbiamo, sia il presidente che il direttore che il sottoscritto, dunque non è che si parte da zero assolutamente, abbiamo tante cose ma ancora non siamo andati lì giustamente fino a oggi, che c'era la matematica, per discutere di questo. Io sono ancora per un anno legato al Cosenza, mi sono trovato, ho fatto 18 mesi meravigliosi, non mi mancava di allenare una piazza importante del sud, come sapete, è stato un pochino azzardato all'inizio, forse per qualcuno, mi dicevano, ma se, insomma, la situazione quando sono arrivato era sicuramente particolare, però l'avevo azzeccata come scelta, perché questo è quello che volevo. Volevo un'adrenalina importante, volevo tornare a un calcio che, anche se è di terza serie, è il calcio che piace a me, perché considero di terza serie, ma di seconda serie il calcio di queste città, di molte città del sud, come sapete, di molte città anche del nord e del centro, ma ripeto, qua il calcio si vive a 360 gradi, dunque è quello che piace a me, 18 mesi di grandi soddisfazioni, ci mancherebbe, qualche volta abbiamo perso, ma se andiamo a vedere veramente lo straordinario cammino di questi ragazzi, che poi alla fine ci sono stati pochi cambi, quasi sempre lo stesso gruppo, veramente qualcosa di straordinario. È normale che adesso, come abbiamo già parlato negli ultimi tempi, ci vuole un cambio di passo, che non vuol dire che la società, il presidente prenda 10 giocatori forti, che nessuno chiede questo, il presidente mi sembra che abbia detto, ha fatto un po' i complimenti a tutti, e bisogna cercare di ripartire con ambizione, però con grande serietà, come ha sempre fatto questa proprietà e come abbiamo fatto noi, e dicendo le cose, diciamo, che si possono raggiungere senza voli pindarici. Io penso che quando si è onesti tutti capiamo che vogliamo il massimo, ma insomma, poi ripeto, queste sono cose che ne parleremo insieme. No, le percentuali, non è, io sono un allenatore di Cosenza e vorrei a tutti i costi rimanere allenatore di Cosenza. Poi dopo ci sono delle dinamiche nel calcio, che può succedere di tutto. Pavia credo che in questo momento stanno ancora, diciamo, finendo il campionato e non credo che stiano preparando. E poi io sinceramente, per esempio, nell'ultimo periodo da Pasqua sono stato sempre qua, dunque non ci sono contatti, perché per me fino a adesso era importante avere la massima serietà verso il Cosenza. Poi potrebbe succedere che qualche società possa contattarmi, ma se chiudo con il Cosenza, perché io sono contrattualizzato con il Cosenza e non parlerò con nessuno finché con il Cosenza non ci saremo chiariti. Se andiamo avanti con il Cosenza e io sono l'uomo più felice del mondo, perché qui questi 18 mesi mi hanno riportato al calcio quando giocavo, che era un calcio sinceramente di Serie A e Serie B, e questo mi ha riportato lì, certo, con delle problematiche, con delle aspettative enormi, come è giusto che sia in queste piazze, ma la soddisfazione che trovi a fare alcune cose qui non le trovi a farne molte meglio da altre parti. Allora, ci siamo ascoltati 5 minuti di... abbiamo fatto una sintesi della conferenza stampa finale di Roselli, ma c'era una parte che ci interessava molto ed è quella legata al futuro. Però dovete avere la pazienza di ascoltare le nostre opinioni, quelle degli ospiti, perché adesso c'è il primo spazio pubblicitario. A tra poco. No, no, non c'è, no, posso andare? Ah, vabbè, avevo capito male. Allora, Franco, intanto diciamo che rispetto
alla vigilia mi pare che c'è più di un'apertura al fatto che possa, mentre l'interpretazione della vigilia era, come dire, un pochettino più lontano da Cosenza. Ribadiamo che lui ha un altro anno di contratto. Sì, sicuramente. Però ci sono un bel po' di passaggi, un bel po' di passaggi in questa... Intanto possiamo anche vedere, scusami, le immagini che si riferiscono alla partita. In questa conferenza stampa finale di Roselli partirei intanto dalla partita quando ha detto ai ragazzi giocate, andate in campo e giocate una partita seria, perché solitamente poi chi con me non si comporta come tale non viene sicuramente... è confermato, e quindi ecco perché insomma i ragazzi poi ce l'hanno messa tutta. A mio avviso, e l'ho sostenuto pure poi con alcuni colleghi, non si infierisce mai. Qui ci sono stati due ex giocatori, no, cioè, meglio uno, l'altro è ancora in attività, Ginobili. Quando una squadra è in difficoltà, 6 gol, insomma, un punteggio tennistico, mi sembra averli, non dico mortificati, però insomma, sul 4-0, caro Luca, si poteva anche, a mio avviso, a me questo hanno insegnato i miei, diciamo, maestri e direttori del mio giornale, del Corriere dello Sport. Detto questo, tutta, chiaramente ti riferivi al discorso del futuro. I colleghi hanno domandato a Roselli che ne sarà del prossimo anno. Lui ha ribadito che ha un altro anno di contratto, che staccherà per qualche giorno. So che domani c'è un pranzo sociale, domani martedì, con il presidente e tutta la squadra, poi ci sarà il rompete le righe e poi naturalmente prenderà appuntamento col presidente insieme al direttore sportivo Meluso. Ovviamente poi nell'altra parte parleremo del presidente, dei voti di Meluso, perché poi sono due cose che praticamente vanno una dietro l'altra. Lui ha detto che, come dicevo prima, ha un altro anno di contratto, che ha sostenuto al momento non ha ricevuto nessuna bussata. A noi il Corriere Sport invece risulta che insomma lui è appetito, per la verità, da qualche altra società, specialmente del nord, perché onestamente a Cosenza ha fatto bene, si poteva fare di più, però hanno messo più del 110% in campo i ragazzi. La Mantia, da sottolineare, che è arrivata a quota 13 gol, più un in Coppa Italia 14, è uno che a mio avviso va riconfermato immediatamente, perché è un po' come Remida del gol, dove tocca oro. Ti devo fermare, Franco. Stavo perché... arrivando al futuro, vabbè. Dimmi, se me lo sintetizzi in pochi secondi, perché dobbiamo dare la linea alla regia per la pubblicità. No, dico, sarà in pochi secondi questo, poi lo svilupperemo dopo. Sarà interessante poi capire, quando si siederanno dietro un tavolino lui, Meluso, che qui da noi ha direttamente intervistato da Filippo Verti via telefono e dal direttore Attilio Sabato. Il presidente ha sostenuto che sarà riconfermato anche lui, quindi presumo... Vabbè, l'aveva detto a tutti che da 2 mesi che dice che sono tutti riconfermati. Tutti riconfermati, però ancora... lo ha ribadito, riferito al direttore sportivo Meluso, considerato che Roselli ha un altro anno di contratto. E quindi insomma in questi 15 giorni cercheremo vedremo di scoprire... cosa accadrà. Allora, linea alla regia per il primo spazio pubblicitario, a tra poco. Siamo rientrati per la seconda parte di Forcing. Abbiamo visto anche una sola parte, eravamo fermi al 3-0, di grande gol di Lamantia, tra l'altro ancora una volta facciamo i complimenti. Massimo, completiamo questo discorso legato a quello che potrà essere il futuro, anche analizzando un po' le parole dell'allenatore a fine partita sabato. Ma dovremmo fare... Al di là delle parole di Roselli al termine della partita, dovremmo fare un attimino un sunto di quello che è successo nel fine settimana, cioè tra venerdì, sabato e domenica. Sto parlando delle dichiarazioni di Guarascio, delle dichiarazioni di Roselli alla vigilia della partita contro l'Ischia e poi quello che è stato il commento finale di una stagione della stagione complessiva. Noi alla vigilia, nella consueta conferenza stampa, alla vigilia dell'Ischia, diciamo che abbiamo toccato poco niente, Franco sicuramente mi confermerà, l'argomento, la partita tra Cosenza e Ischia, abbiamo un po' spiazzato a 360 gradi. E le parole di Roselli sono state estremamente cristalline. Roselli ha detto che lui accetterà di continuare l'avventura con il Cosenza,
se i progetti del Cosenza saranno in linea con quello che è il pensiero di Roselli, perché a questo punto c'è una situazione dove noi troviamo il Cosenza in quinta posizione, quindi praticamente a ridosso dei play-off. Il progetto della proprietà, perché io sono circa un mese e mezzo che continuo a dire che il Cosenza per me è una società sotto l'aspetto squisitamente anagrafico, però per me è una proprietà, perché è uno solo, sì. Parliamo di Guarascio, voglio dire, non abbiamo altri interlocutori e di conseguenza bisogna capire a questo punto quali possono essere le prospettive e i progetti del prossimo anno. Giocheremo per raggiungere le prime tre posizioni, si giocherà per allestire una formazione quantomeno competitiva per le zone altissime. Questo non è dato sapere, perché voglio dire, alla fine Guarascio da una parte e Roselli dall'altra non sono stati, hanno tenuto quasi sempre un profilo estremamente basso, quindi bisogna capire nei prossimi giorni quali saranno gli orientamenti. Ritornando anche alle dichiarazioni di Guarascio, non ho molto onestamente condiviso quelle che sono state le valutazioni numeriche che ha dato Guarascio ai componenti, diciamo, della struttura, cioè Meluso, Roselli e la tifoseria. La tifoseria, secondo me, giusto dovremmo per scinderla... far capire magari a chi non l'ha seguita, Guarascio è intervenuto a una puntata direttamente. Il quale è qui con il direttore Attilio Sabato, Filippo Veltri, sì, via telefono, lui ha detto chiaramente 6,5 a Meluso, sì. 7 più a Roselli, 8 alla squadra e 6 al pubblico. Vai Massimo. Al pubblico dovremmo scendere un po', perché se dovessimo dare la valutazione di chi ha partecipato, dei tifosi che hanno partecipato, sì, allo stadio, è da 10 lode, perché mi sembra che hanno... compresi i 900 e rotti paganti. Assolutamente, assolutamente, i 422 abbonati. Che hanno... non c'erano tutti, però non c'erano. Abbiamo fatto due calcoli con Franco e i conti non tornavano tra ingressi, paganti. Quindi io direi alla tifoseria da dare 10 lode, la tifoseria che ha partecipato alle partite. Concordo. Io rammento solamente un passaggio: è raro trovare, in un momento decisamente interessante e delicato, cioè alla fine della partita Lecce-Cosenza, uscire tra gli applausi con un Cosenza sconfitto. Voglio dire, sono quelle situazioni che comunque alla fine effettivamente restano. Poi, se vogliamo dare il 6 a chi non ha partecipato o ha partecipato in modo rappresentativo contro il Catanzaro alle partite di cartello, quello sono d'accordo sul 6, ma alla tifoseria assolutamente 10. Non sono riuscito a codificare sinceramente il 6,5 a Meluso, bisogna capire un attimino se questo 6,5 è dettato dalle mancate aspettative da parte del Presidente, oppure se il budget era stato coperto, e penso di sì. Avrei gradito dal direttore Sabato, ecco, la seconda domanda, di andare in una determinazione di questa votazione, cioè cercare di capire perché il 6,5, perché il 7 più, perché l'8 alla squadra. Anzi, alla squadra io darei, onestamente, darei 9,5 darei alla squadra, perché per quanto mi riguarda io non ho mai avuto la sensazione che Roselli abbia detto in questi 10 mesi non hanno rispettato quelli che sono stati i miei dettami. Quindi io penso che, in mancanza di questa dichiarazione, i ragazzi hanno rispettato fedelmente quelle che sono state le direttive tecnico-tattiche da parte dell'allenatore. Vero è che l'allenatore raramente va contro i propri giocatori, mai, ci mancherebbe. Quasi, non, mai, sempre è comunque regalato elogi. A proposito del 6,5 a Meluso, io ti aggiungo che parlandone proprio con il presidente Guarascio all'intervallo della partita di sabato, gliel'ho detto, dico: presidente, io sinceramente il 6,5 a Meluso non l'ho capito. Lui mi ha risposto: capirete nel giro di pochi giorni, che poi è una risposta che apre lo scenario a qualsiasi interpretazione. Luca, allora, diciamo che il quinto posto poi è la sintesi perfetta di quello che è stato il campionato del Cosenza, perché è vero quello che dice Roselli, ci sono stati episodi in cui
magari non meritando abbiamo vinto, abbiamo portato punti a casa, altri in cui si poteva, però questo è un discorso fatto tante volte, c'è chi continua a sostenere che si poteva fare di più, c'è chi dice che questo è il massimo che la squadra potesse, potesse raggiungere, però io voglio capire, secondo te che cosa manca per quel famoso salto di qualità per andare a competere il prossimo anno a vincere il campionato, alla vittoria del campionato? Ma cosa manca? Nell'intervista che abbiamo ascoltato prima di Roselli c'è stato un particolare che lui ha detto: il prossimo anno non partiamo da zero. Mm. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'intelaiatura della squadra c'è, quindi si deve partire da questa intelaiatura. E si deve partire dalla consapevolezza che non si vince da soli, cioè non vince solo la squadra, la società, vince tutto l'ambiente, quindi vuol dire coinvolgere tutta un'intera tifoseria. E per far sì che questo matrimonio, ecco, si debba fare, a parte i voti che si sono, il presidente si è divertito a dare, ma immagino l'ha detto in un momento così. Io credo che bisogna essere consapevoli di quello che si va a fare, consapevoli, coraggiosi, perché bisogna anche dire quello che sono i programmi, come è stato fatto l'anno scorso. L'anno scorso il presidente, la società, il direttore e tutti hanno detto: bisogna migliorare la classifica. Sì. E lo si è fatto, il Cosenza ha raggiunto l'obiettivo, la raggiunge in modo anche importante, facendo divertire a tratti anche, facendo sognare a tratti anche un'intera città. Gli unici numeri che mi viene da dare in questo momento sono 60, Walter, perché l'unica cosa certa sono questi 60 punti, sì, che il Cosenza ha fatto, che non sono pochi. Il Cosenza ha fatto 30 punti nel girone di andata, 30 punti nel girone di ritorno. L'unica cosa che mi viene da pensare... Devo dire che, scusa, adesso sì, pensandoci in tempi non sospetti, mi pare quando mancavano ancora 10 alcune partite alla fine, proprio Roselli fissò l'obiettivo, dice: dobbiamo fare 13 punti, ovvero arrivare a 63. 63, e in effetti, sì. Sì, no, poi a un certo punto ha detto: poi fare altri 13. I famosi 13, era quello il 63. Manca una vittoria, in sostanza. Era giusto, sì, era giusto questo che dicevo. Fatto un ottimo campionato d'andata, il campionato di ritorno ovviamente doveva essere migliorato. Se si fosse migliorato, dico se si fosse, perché l'opportunità è normale, l'opportunità il Cosenza le ha avute, probabilmente il Cosenza giocava a Pordenone la fine settimana. Però l'abbiamo ribadito in tante occasioni, lo ribadisco anche in questa che è l'ultima trasmissione che faccio, il Cosenza ha fatto un ottimo campionato. Max, ti coinvolgo perché tu sei venuto spesso a vedere quest'anno il Cosenza quando magari le partite non coincidevano con le vostre del Rende. Tu che idea ti sei fatto più da osservatore, diciamo, sì, esterno, anche se vivi praticamente la città? Sì, sì, posso dire soltanto le partite che ho visto, a me è piaciuto soprattutto lo spirito di quella squadra. Cioè, l'ho vista contro squadre che magari sulla carta erano più forti, ma sul campo hanno dimostrato che se la sono giocata alla pari. Quindi, come diceva Luca, bisogna ripartire da quella base dei giocatori importanti. E poi penso che bisogna cercare sempre di migliorarsi. Quindi quest'anno sono arrivati quinti, il prossimo anno non avere l'ossessione di arrivare primi, bisogna migliorare, quindi aggiungere quello che secondo loro è mancato, quelle due o tre cose che le possono dare quello sprint per magari il prossimo anno puntare a questi playoff. Non avere, secondo me, il problema viene quando c'è l'ossessione di arrivare primo. E là succedono le stagioni un po' particolari. Invece bisogna sempre cercare di migliorarsi, aggiungendo qualcosina che è mancato e andrà per il verso giusto sicuramente. Devo dire che questa riflessione di Max fotografa perfettamente quello che dovrebbe essere
lo spirito con il quale poi andare ad affrontare la nuova stagione, non avere l'ossessione del primo posto, ma andare a migliorare comunque una squadra. Migliorare una squadra, lo abbiamo già detto, l'allenatore ha comunque un altro anno di contratto, le voci sull'interessamento, no, Franco, di sì, alcuni club nei suoi confronti ci sono, il Pavia non ne fanno un mistero, anche perché Roselli è uno che ha lasciato uno straordinario ricordo, qui non stiamo dicendo che Roselli ha parlato con il Pavia, noi stiamo registrando quello che giornali autorevoli come la provincia pavese scrive da diversi giorni, soprattutto in virtù del fatto che è tornato Preite, lì con il quale hanno raggiunto una salvezza eccezionale. È chiaro che il primo step, quello fondamentale, è capire il futuro di Mauro Meluso, perché è quello che ha scadenza di contratto, nel momento in cui, perché la parola chiave di tutto questo discorso è la continuità. Lo ha detto anche Roselli, ci sono questo gruppo di calciatori ai quali dovrebbero i primi 5-6 con i quali discutere, secondo me dei nomi che sono stati fatti, allora riepilogando, Corsi, Ciancio, Criaco, Arrigoni, Statella e Lamantia sono questi i sei che dovrebbero... Forse un po' di difficoltà in più ci potrebbero essere per quelli Ciancio. Che hanno già un contratto, quelli che hanno già il contratto ce l'hanno, Perina. Tedeschi e Caccetta e Blondetto. Pinna e Blondetto, appunto. Difesa, diciamo, quindi la parte della difesa. La chiave di volta, diciamo, che sarà Meluso, il direttore sportivo. Però siccome il presidente, noi abbiamo la registrazione qui e quindi la manderemo poi in onda quando sarà, ha detto che Meluso è stato riconfermato, almeno sulla parola, con una stretta di mano, e sono dati appuntamento per i prossimi giorni. Verremo il da farsi. Io ho parlato con Meluso prima della vigilia della partita con l'Ischia. E in effetti, insomma, così, in uno scambio di opinioni, mi ha detto che, insomma, sarebbe contentissimo di restare a Cosenza, perché, come sostenevi tu prima, ha iniziato questo percorso così come a Frosinone, poi a Frosinone in combinazione ha lasciato quando poi la squadra era proiettata verso la Serie A. E mi auguro che possa restare anche a Cosenza, perché poi, riconfermando lo zoccolo duro con quelli che sono già sotto contratto e aggiungendo qualcosa di importante nei vari reparti, e sottolineo nei vari reparti, e non magari mandando a casa qualcuno che si è comportato bene, ha fatto bene, magari Lamantia è l'ultimo esempio, è chiaro che se si mette al passo, come ha detto Roselli, a livello di competizione, di competitività per tutti i 90 minuti, è un fior di giocatori, io l'ho sempre sostenuto, potrebbe fare dire anche la Serie B, a mio avviso una panchina in Serie B gli starebbe stretta alla Lamantia, perché è uno che sotto porta, servito in un certo modo, insomma i gol riesce a fare, se è vero come è vero che ne ha realizzato 13. Discorso diverso per Arrighini. Arrighini non è riuscito ad arrivare alla doppia cifra, si era avuto un po' di rammarico a fine partita in sala. L'ascolteremo tra poco. È di proprietà dell'Avellino e non lo so se, insomma, l'Avellino poi lo richiamerà, se lo darà a qualche altra squadra. Lui ha detto che comunque in prima battuta per lui sarebbe, lo sentiremo appunto, il massimo tornare a giocare in B con l'Avellino, se non c'è sempre nel cuore il Cosenza, però io in avanti ovviamente mi darei una regolata in questo senso, mi guarderei altrove senza fare nomi tipo Infantino, come l'abbiamo detto l'anno scorso, però ce ne stanno dei giocatori che, insomma, sotto porta poi possono fare la differenza e possono arrivare alla doppia cifra. Beh, può darsi che magari pensano di intervenire in altri ruoli della società. Massimo, il tuo... No, io invece sotto questo aspetto sono estremamente sereno e ottimista, perché comunque i trascorsi o i precedenti giocano a favore del Cosenza, non dimentichiamoci che Caccetta voleva andare via ed è stato, il presidente lo ha convinto. Tedeschi voleva andare via, sì, e il presidente l'ha convinto. Però Ciancio... hai citato i due opposti, Caccetta subito, Tedeschi siamo arrivati praticamente quasi il giorno prima che ritiro. Cominciasse il ritiro. Vero, Ciancio doveva andare a Livorno ed è stato trattenuto. Quindi voglio dire, io penso che se c'è la volontà da parte della dirigenza o del presidente che rimanga un giocatore, il giocatore rimane a Cosenza, sì, a meno che non hai delle proposte che giungano dalla Serie B, come è successo per esempio con Frattali, ma io non mi risulta che ci siano stati giocatori che il Cosenza non abbia voluto per
continuare il rapporto con il Cosenza. Io penso che tutti i giocatori hanno detto che sono contenti di rimanere a Cosenza, non dimentichiamoci anche, ma qui poi Gravina, il presidente della Lega Pro, sta facendo, per l'amor del cielo, ogni giorno esce una novità da parte della Lega Pro, 60 squadre, si chiamerà Serie C, probabilmente giocheranno le squadre B della Serie A, ma questo è già stato differito fra due anni. E il fair play finanziario, sembra che sulla carta dovrebbe entrare il fair play finanziario anche in Lega Pro con un tetto massimo di 70.000 euro, quindi voglio dire, anche la Lega Pro nella sua struttura, diciamo, organizzativa ancora è un work in progress, quindi dobbiamo capire un attimino, addirittura i playoff, le prime 8/10 squadre giocheranno il playoff il prossimo anno. È una situazione veramente work in progress, certo. Quindi bisogna un attimino capire da una parte della società, e poi termino, è inconcepibile ancora vedere il 50% di squadre in classifica che sono penalizzate, cioè sì. È una vergogna assoluta. Sia l'argomento sul quale bisognerà ragionare, perché se le regole ti dicono che devi pagare i calciatori in un determinato, gli stipendi, i tesserati in un determinato periodo, lo devi fare, che poi ti penalizza, comunque tu ne trai un vantaggio rispetto a chi magari per un punto di penalizzazione, per un punto in meno, rischia di retrocedere o di non centrare l'obiettivo soltanto perché ha mantenuto fede e ha rispettato le regole. Per chiudere la parentesi futuro dei calciatori che abbiamo citato prima, ritengo che in linea di massima dovrebbero rimanere quasi tutti, sempre che si risolva intanto il discorso con il direttore sportivo, perché poi il presidente Guarasci è uno che magari non lo lascia a vedere, ma è uno che prende le decisioni, tipo per esempio Roselli l'ha voluto lui, non l'ha portato Meluso, l'obiettivo di Meluso era un altro, però Roselli l'ha portato il presidente, per cui vedremo quello che accadrà. Mi pare di capire e di intuire che le trattative più difficili al momento potrebbero essere quelle con Ciancio e anche con Corsi, perché oltre al Lecce che già lo voleva al mercato di gennaio, c'è un'altra finestra molto importante aperta per Corsi, che è quella del Catania, perché lo vorrebbe per il prossimo. Ma anche il portiere Perina. Perina comunque ha un altro anno di contratto, quello sarà la società poi a scegliere e decidere il futuro del calciatore. Serie B. Abbiamo parlato di Arrighini, ha chiuso la stagione con 9 gol in campionato, 2 anche nella Team Cup se non ricordo male, e a fine partita ha fatto pure lui un bilancio di quella che è stata la sua stagione, ma soprattutto ha detto cose importanti riferite al futuro dello stesso calciatore, per cui andiamo ad ascoltare Arrighini. Ne ho avuti anche 2 nel primo tempo che purtroppo non ho concretizzato al meglio, però non ci sono arrivato, l'ho sfiorata, però va bene così, dai. In doppia cifra ci è arrivata Andrea, se l'è meritato, e rimane il fatto che abbiamo fatto una stagione straordinaria, e anche se dispiace essere arrivati lì, però che dobbiamo fare? Noi abbiamo dato tutto, sicuramente non ci rimane il rammarico di non averci provato o di non aver dato il massimo, abbiamo dato, gli avversari forse sono stati un po' più bravi di noi, però dai, abbiamo finito la stagione nel miglior modo possibile davanti al nostro pubblico, che ringraziamo perché ci ha dato una grossa mano in moltissime partite, e speriamo di il sogno dei playoff di quest'anno, speriamo di realizzarlo il prossimo anno. Sicuramente usciamo dal Marulla a testa alta. Bilancio, allora, io sul piano delle prestazioni e sul piano di aver sudato la maglia con grinta, cuore dal primo al 90esimo non mi rinnego nulla, assolutamente. Sul piano realizzativo, sì, sul piano realizzativo ero stato preso per far gol, ero stato preso per arrivare in doppia cifra, purtroppo non ci sono arrivato, però insomma, ho fatto 9 gol, ne potevo fare altrettanti, un po' sono stato sfortunato, ripeto, un po' ci ho messo del mio, però che devo fare? 3 gol annullati, un po' sbagliati, un rigore parato. E devo dire, ci speravo anch'io di poter farne 3, 4, 5 di più. Così non è stato, però ci sono stagioni dove come la sfiori va dentro, ci sono delle stagioni che magari ti rimporta 15 volte e te ne va dentro una. Ce l'ho di mio di sacrificarmi per la squadra e per i compagni, perché alla fine conta l'obiettivo della squadra, non conta l'obiettivo di Arrighini. Quindi prima viene la squadra, poi viene Arrighini.
quindi ho corso, mi sono sacrificato per i miei compagni per raggiungere l'obiettivo, quindi assolutamente. Poi è chiaro, la lucidità davanti ci vuole, ma non ho sbagliato sicuramente gol perché non ero lucido. Dal lato magari della coperta corta, come ho sentito dire, però allo stesso tempo abbiamo avuto una dimostrazione che abbiamo scoperto giovani interessanti come Luca Fiordilino, come Antonio, che ne sentiremo parlare, quindi quando ci siamo adattati in difesa, fino alle ultime sei avevamo la miglior difesa, quindi sul lato quantitativo, sulla coperta corta io non sono così tanto d'accordo. Sicuramente siamo mancati su quando dovevamo fare quel salto, se non mi sbaglio ad Acagras, Matera e Agrigento, e quando dovevamo fare il salto, quello scalino, non ci siamo fermati. Forse se quello scalino lo facevamo, forse stavamo parlando di un'altra cosa. Però due che spero di scordarmi il prima possibile sono la partita di Ischia all'andata e la partita di Matera. Matera per a livello di squadra, perché insomma abbiamo fatto la peggior prestazione dell'anno, e a Ischia perché sul piano insomma realizzativo, anche se l'abbiamo vinta, potevamo chiuderla già al decimo del primo tempo, quindi anche per colpa mia. Quindi è quella la partita che mi ricordo invece meglio di tutti, secondo me, è stata anche la vittoria di Foggia di due domeniche fa, e a livello mio personale anche la partita di Martina Franca, perché anche lì era un piccolo scalino che dovevamo fare in turno frasettimanale, e venivo da un periodo non positivo e grazie ai miei compagni insomma sono riuscito a sbloccarmi in quel periodo lì, quindi è stata una bella partita. Ora abbiamo finito il campionato, ora ci andiamo in vacanza, stacchiamo un po' la spina, però io ripeto, io in questa città e in questa squadra mi sono trovato un ambiente bellissimo, dove ripeto ho trovato dei ragazzi dello scorso anno che ci hanno fatto integrare nel miglior modo possibile, mi sono trovato bene e non rinnego che ci verrei volentieri. È chiaro che io sono dell'Avellino, se l'Avellino volesse darmi la possibilità di giocarmi in Serie B sarei contento anche di quello, se non volesse sicuramente Cosenza, ma c'ho un posto dentro di me che tengo stretto. Bene, abbiamo ascoltato anche Andrea Arrighini, adesso ascoltiamo un po' di consigli per gli acquisti, si diceva così, un po' di pubblicità, ci ritroveremo tra pochissimo per la terza ed ultima parte. Terza ed ultima parte di Forcing, velocemente chiudiamo la parentesi Cosenza, perché tra le altre cose sabato c'è stato l'esordio stagionale di Saracco, 30 secondi li merita pure lui, per cui ascoltiamo Saracco nel dopo partita di sabato con l'Ischia. È stata una bella esperienza, almeno abbiamo tolto 1-0 dalla casella, ci voleva dai. Anche per tutto il lavoro di tutto l'anno, tutti i sacrifici, oggi penso siamo stati ricompensati. Con Pietro è stato un bellissimo rapporto, lui è stato bravo quando è entrato a non sbagliare mai, ha fatto un grandissimo campionato, gli faccio i complimenti perché non era facile, ha fatto veramente un gran campionato, io sono sempre stato lì sul pezzo a lavorare, a cercare di rubargli qualcosina, niente, spero di esserci riuscito, vedremo il prossimo anno. Allora, grazie a Umberto Saracco, 6 presenze in totale con la maglia del Cosenza, 5 lo scorso anno, 1 quest'anno, ha ancora mi pare altri 2 anni di contratto, è un giovane del 94, poi lo scorso anno è stato protagonista nella Coppa Italia di Lega Pro. A proposito, segnaliamo anche l'esordio del giovane Michele Collocolo, che 99. Ha giocato un 99, per cui abbiamo visto anche lui. Cambiamo argomento, sempre rimanendo alla Lega Pro, perché poi abbiamo la parentesi da dedicare alla Serie D, perché si è concluso anche il campionato di Serie D. Vi facciamo vedere le immagini della partita, della festa del Rende, del Siracusa a Rende, però ci sono stati anche alcuni episodi poco gradevoli e ve li mostreremo. Evidentemente la civiltà non appartiene a tutti, perché poi non tutti i tifosi sono uguali, attenzione, magari c'è stata una parte di tifosi poco civile che hanno combinato un po' di cose, ve li mostreremo. Per rimanere alla Lega Pro, lo dicevamo in apertura, alla fine il Catanzaro ce l'ha fatta a centrare la salvezza. Intanto ascoltiamoci Sandro Erra, che a fine partita ha messo assieme un po' di cose, ha fatto un po' il bilancio di quelli che sono stati i 6 mesi suoi sulla panchina del Catanzaro. Ascoltiamo Erra.
quando si c'entra un risultato è merito di tutti, perché visto che è uno sport di gruppo è giusto che ognuno prenda i propri meriti, e quindi ritengo che la parte principale l'abbiano fatto i calciatori, perché sono loro i protagonisti principali del circo, e quindi, se così vogliamo dire, e quindi un applauso a loro che sono stati attori protagonisti, con sofferenza, però questo lo sapevamo, e quindi è giusto, doveroso ringraziamento a loro che sono stati gli artefici principali, e ringraziamento a tutti coloro che, sembrerà retorica, tutti coloro che lavorano nell'ombra, e più che definirli collaboratori sono stati veramente compagni di viaggio straordinari, sia chi ha lavorato sul campo, sia i medici, massaggiatori, magazzinieri, dirigenti, accompagnatori. Non voglio fare nomi per non correre il rischio poi di dimenticare qualcuno, non sarebbe giusto. Mi dico tutti coloro che hanno lavorato per la causa giallorossa, ma un mio sentito ringraziamento. Il mio sentito ringraziamento a Carmine Donnarumma, perché mi ha voluto qua, e alla società presieduta dal presidente Cosentino e Jessica, che mi hanno supportato, e non ultimo Carmelo Moro, che mi è stato a fianco l'ultimo mese, quindi direi che è stato tutto un team che ha funzionato in un certo modo, e un applauso a loro. E poi che dire dei tifosi, ritengo che, non dico oggi, ma la partita di Ischia sia stata veramente il segno che questa città non ci sta al declino calcistico, ma anzi ha orgoglio, e l'ha fatto vedere domenica, la settimana scorsa, che ci hanno letteralmente trascinato, ma non solo con la presenza, proprio dopo la partita di Monopoli sembrava tutto fatto, tutto finito, invece sono stati probabilmente i primi che ci hanno ritirato su e ci hanno fatto ricredere in quello che poteva essere l'obiettivo finale. Tutto è bene quel che finisce bene, e io intendo un altro tipo di calcio, è stato, abbiamo centrato un risultato con sofferenza, grazie a questi ragazzi, e anche oggi è stata dimostrazione di grande attaccamento, di grande determinazione. No, assolutamente, dico, sono andati oltre i loro limiti, tra l'altro anche oggi avevamo diversi acciaccati, in più qualcuno che era a pieno regime è venuto anche un po' meno, e quindi francamente poi si fa difficoltà a giocare anche contro una squadra giovane, spensierata, che non ha nulla da chiedere, si va in difficoltà contro chiunque. Avevamo Garufi, per giocare a tre avevamo Garufi che non aveva più di 20-25 minuti di autonomia, perché fermo letteralmente, da due settimane si è allenato solo da mercoledì a pieno regime. E davanti a Godrina aveva qualche acciacco, Agnello aveva qualche acciacco, Razzitti aveva qualche acciacco, quindi Calvarese lo stesso, e quindi quando si fa una somma ho cercato perlomeno di avere due centrocampisti fermi, più che altro bloccati, cercare di giocare con due attaccanti centrali, in modo tale che si potessero cercare con delle combinazioni che abbiamo anche provato, abbiamo fatto anche in altre volte quando abbiamo giocato a due. Non è andato, io mi fermerei al discorso del 4-4-2, 4-3-3, è proprio perché abbiamo anche subito un po' l'impatto psicologico. Secondo me c'era tensione, la si percepiva, e siamo arrivati veramente un po' con i cerotti a questa partita. Non abbiamo fatto una buona partita, però l'importante quest'oggi non era la sostanza, prendere quello che contava, cioè tre punti. E bene così, l'ho detto prima, è stato uno scampato pericolo, secondo me quest'anno abbiamo rischiato grosso e ci serve da lezione. Per me è stata un'esperienza bella, intensa, sei mesi nei quali ho avuto elogi, ho avuto critiche, ho avuto contestazioni, ho avuto rispetto, quindi ho avuto tutto quello che si può avere, non mi sono fatto mancare niente, ma sono fiero ed orgoglioso di essere stato l'allenatore del Catanzaro. Quello che diceva lei, in pratica io non ho potuto, cioè non si è intervenuto in niente su quello che si poteva fare, quindi francamente uno ha cercato di adattarsi, a quello mi sono io adattato spesso alla squadra, cercando di andare a rattoppare e far sì che ne uscisse un qualcosa di dignitoso, a volte ci è riuscito, a volte no, e però
complimenti nuovi ai miei giocatori che sono stati bravi. Allora, credo che abbia detto tutto Sandro Erra. Erra ha ancora altri 2 anni di contratto, se non ricordo male, con il Catanzaro, però nel calcio ormai, caro Luca, abbiamo imparato che i contratti quasi mai vengono rispettati. Un giudizio finale su quello che è stata la stagione del Catanzaro, e magari poi Enzo ci farà vedere anche contestualmente le immagini che si riferiscono alla partita con il Melfi. L'ha detto Erra, hanno rischiato tanto, sono arrivati all'ultima partita a giocarsi praticamente i play-out. E hanno avuto una stagione strana perché sono partiti male, hanno cercato di rimetterla in sesto con il cambio d'allenatore, ci sono riusciti perché poi Erra ha dato subito alla squadra segnali importanti, dopodiché la società ha deciso di mandare via il direttore sportivo Donnarumma, e lì hanno avuto di nuovo difficoltà, però alla fine, giustamente quello che ha detto Erra, tutto bene quel che finisce bene, però l'annata è stata sicuramente difficile, e io ho letto dalle sue dichiarazioni che non è il calcio che piace a lui, da quello che sono riuscito, diciamo. L'ha detto chiaramente, Luca. No, ecco. Avrebbe sicuramente pensato di farlo in modo diverso, non è stato così, però una persona pulita, chiara, sincera, sì. Ha ammesso tutto quello che sono state le cose buone che ha fatto, e ovviamente le critiche e gli errori che sicuramente avrà commesso, però l'importante è aver raggiunto l'obiettivo della permanenza in Lega Pro, che era quello che si erano prefissati a un certo punto della stagione, Franco. Ma quando in un ambiente manca la serenità, che comincia proprio dai vertici, dalla società, perché è lì che conta, perché prima Luca magari lo ha detto, in realtà Carmine Donnarumma se n'è andato, però diciamo che è stato dimissionato, è stato costretto ad andarsene, poi si era di fronte a un gran signore che ha detto vabbè, mi faccio da parte io, però alla fine il risultato è questo, non arrivare proprio... Sì, ha fatto una conferenza stampa che abbiamo mandato in più di un'occasione, quando è successo appunto il suo... ma gli ha anticipato i tempi Donnarumma con grande dignità, però io, insomma, come diceva Luca, effettivamente è stato, quando è arrivato Erra sono arrivati subito i primi risultati, poi la squadra si è un po', per problemi, per un po' di confusione nel societario, forse troppa, ci sono stati un bel po' di problemi, alla fine si è ricompattato l'ambiente, stavo guardando il popolo del Ciravolo. Ma l'ha detto anche Erra. 7.000 spettatori, caro Luca, perché poi finalmente la società ha capito che si giocava un campionato. In alcuni settori dello stadio si pagava 1 euro, ecco, quindi sono ritornati poi allo stadio in effetti, perché hanno capito i tifosi che si poteva perdere anche la categoria, magari si rischiavano i play-out. Detto questo, insomma, Erra, a mio avviso, è stato quello che ha preso per mano il Catanzaro, e lo ha sottolineato pure lui, ha detto: è passato 6 mesi nel corso dei quali ho avuto applausi, sono stato a volte contestato, a volte sono stato portato a vedere in trionfo, come è successo a fine partita contro il Melfi. Dice però: è stata dura e difficile, sicuramente un'esperienza che poi, dalla quale trarre momenti positivi sicuramente per il futuro. Complimenti ad Alessandro Erra, che io speravo di trovare qui. Ci siamo sentiti con Alessandro, però è rientrato proprio oggi a Salerno con la famiglia, per cui... E un saluto anche a Carmine Donnarumma, che più volte ci è venuto a trovare. Sicuramente, però quell'abbraccio finale ad Erra da parte di tutti è la sintesi del lavoro che ha fatto questo allenatore. Siamo alla pagina dedicata alla Serie D. Enzo, velocemente i risultati della 38ª ed ultima giornata della regular season. Aversa Normanna Agropoli
1-1, Cavese Frattese 2-0, il successo del Reggio Calabria in casa delle Due Torri 1-0, 0-0 Gelbison Noto, 3-2 Leonfortese Gragnano, 2-2 Rende Siracusa, 4-2 del Roccella sullo Scordia, 2-1 Sarnese Palmese, 1-1 Vigor Lamezia Vibonese, ha riposato il Marsala per una classifica finale che vede in testa e andare in Lega Pro il Siracusa con 74 punti, Frattese 70, Cavese 68, Reggio Calabria 56, Vibonese 54, Aversa Normanna 51, Due Torri 50, Roccella 48, Sarnese 47, Gragnano 44, Rende 43, Noto 41, Agropoli 40, Leonfortese Marsala 40, Palmese 36, Gelbison 34, Scordia 31, Vigor Lamezia 28. Anche in questo caso andiamo a vedere i verdetti finali del campionato di Serie D, promosso in Lega Pro il Siracusa, le sfide dei playoff che si giocheranno il 15 maggio, Frattese Vibonese e Cavese Regina, poi le vincenti si sfideranno per la finale con la partita che si giocherà sempre in casa della meglio classificata e quest'anno sono soltanto mi pare del girone le finali playoff, senza playoff nazionale. Poi i playout Leonfortese Gelbison e Marsala Palmese si giocherà il 22 maggio. Retrocessi in eccellenza Scordia e Vigor Lamezia. C'è stata un po' di confusione sui playout perché in molti dicono che invece il Marsala fosse salvo, ma in realtà non è così perché la classifica avulsa tra Agropoli, Leonfortese e Marsala era 7 punti l'Agropoli, 2 la Leonfortese e 1 il Marsala. C'è aperto il discorso legato alla Leonfortese, però la giustizia sportiva ha completato l'iter, ci risulta dalla Lega Nazionale Dilettanti che per loro si giocherà il 22 con queste partite perché la Leonfortese sta facendo l'arbitrato al CONI, per cui si vocifera che potrebbe risolversi tutto entro il 24, in quel caso lì cambierebbe soltanto la Leonfortese perché con i 3 punti in più scenderebbe poi l'Agropoli. Come il Messina l'anno scorso che se voi arrivate a metà col pullman. Questo è il problema vero del calcio italiano, che non si può arrivare. C'è il caso del Benevento, ragazzi, sì, con un punto di penalizzazione. Pensate se fossero arrivate due squadre a pari punti, cosa sarebbe successo? Allora, Max, alla fine il Rende, devo dire con grande merito, 11 risultati utili consecutivi in campionato. Quando sembrava che tutto fosse finito a un certo punto è venuto fuori l'orgoglio della squadra soprattutto per centrare questo obiettivo. Sì. E vediamo poi le immagini anche di Rende Siracusa di ieri. Sì, abbiamo vissuto una stagione particolare in tutti i sensi. Poi abbiamo dovuto cambiare anche obiettivo stagionale che non è mai facile. Però siamo riusciti a ricompattarci, siamo riusciti a trovare quella regolarità che ha fatto la differenza fra le squadre bassa classifica. Noi sapevamo che avevamo qualcosina in più degli altri che lottavano con noi per la salvezza, però non riuscivamo mai a fare questo filotto dei risultati. Magari facevamo una vittoria, poi cadevamo subito in qualche sconfitta, quindi penso che questi ultimi 11 risultati sono stati veramente una grande vittoria per noi, una grande vittoria per noi. Senti, qual è stata la molla che è scattata, diciamo, nel periodo più complicato? Guarda, penso che dopo le feste ci siamo un po' anche parlato fra di noi, giocatori, staff, qualcosina era cambiato. Anche se non riuscivamo a trovare questi risultati, come ti dico, però le prestazioni le stavamo facendo e eravamo convinti che prima o poi cominciava a girare tutto per il verso giusto. Quindi la molla è stata quella, è stata capire che il nostro obiettivo era la salvezza, non era più lottare per i primi posti e abbiamo cominciato a giocare una squadra che si doveva salvare e questo ci ha permesso di fare quelle vittorie, quelle partite anche sofferte in un certo modo e poi sai, quando cominci a fare risultati positivi poi il morale cambia, poi la palla comincia magari a entrare invece di prendere il palo
e le cose, cambiano, no? Dai. Bene, per fortuna. Senti, non è stato facile perché a un certo punto c'è stato anche un po' di frizione proprio con l'ambiente, con la tifoseria, ma si è comunque andati avanti grazie anche al sostegno comunque della società, quello non è mai mancato. Sì, sì, guarda, penso c'è stato qualche problema, ma penso che l'obiettivo di tutti è stato sempre la salvezza, quindi ognuno a volte la pensa a modo suo, però penso che società, squadra, staff, anche i tifosi volevano questa salvezza, quindi magari c'è stato qualche pensiero diverso, ma l'obiettivo era comune di tutti quanti e ci siamo riusciti e dobbiamo essere felici per questo. Allora, qui vediamo i festeggiamenti finali del Siracusa sul terreno del Marco Lorenzon. È per il secondo anno consecutivo che al Lorenzon vengono a festeggiare una promozione. Già l'anno scorso, se non ricordo male, sì, capitò all'Acragas. Ce lo ricordò tra l'altro anche Lele Catani a fine partita, quando disse: sì, sì, la Calabria mi porta bene, 2 anni di fila che festeggio qui la promozione. Poi non aveva dimenticato anche la promozione ottenuta con il Cosenza dall'ex C2 alla prima divisione. Rimaniamo nel capitolo rende, perché c'era una bella cornice di pubblico, più di 1500 tifosi arrivati da Siracusa, però poi c'è sempre quello che ha la capacità e l'intuito di rovinare la festa, e ve lo dimostriamo con queste foto che ci ha inviato gentilmente Andrea Rosito. Questa è la sala stampa del Lorenzon, sono spariti tutti i gagliardetti che erano attaccati lì al muro. Enzo, abbiamo, mi pare, altre 3 foto. Questo invece è lo spogliatoio dei ragazzi del settore giovanile, che sono stati ridotti in questo modo. Rivediamo un'altra immagine della sala stampa del Marco Lorenzon, e ce ne dovrebbe essere un'altra ancora, ecco, sempre hanno acceso anche un po' di fuoco. Comunque, non si capisce, lì c'erano i tifosi del Siracusa, perché poi per una questione anche di spazi tutta la tribuna centrale è stata riservata, sì, ai tifosi del Siracusa, mentre quelli del Rende erano nei distinti. Il settore ospiti chiuso, ma ha ospitato soltanto Sottile, Baiocco e qualche altro del Siracusa. Secondo te, Max, il Siracusa è la squadra che ha meritato la vittoria di questo campionato? Guarda, quella che arriva prima è quella che merita, cioè è inutile negarlo. Poi è vero che sulla carta comunque hanno creato una squadra importante, di qualità, avevano tanti giocatori, quindi sì, ieri io all'andata purtroppo non sono riuscito a vederla questa squadra, mi avevano parlato molto bene, poi ieri ho visto che sono una squadra che hanno qualità, secondo me hanno anche una base anche per il prossimo anno, quindi niente. Il presidente ha dichiarato pure a fine partita che squadra che vince non si cambia, dice no, non tutti potranno rimanere, come giusto che sia, perché comunque passi dalla Serie D al professionismo, ma pare di aver intuito che l'obiettivo numero uno è quello di confermare Sottile, il quale tra l'altro aveva già avuto Sottile è un lusso per la, per la Serie D, aveva già fatto molto bene a Pagani. Per chiudere, un tuo veloce pronostico, questi playoff come li vedi? Chi la spunterà? Guarda, si giocherà praticamente Frattese, Vibonese e Cavese Regina il 15 maggio. Cavese Regina. Io posso dire che il playoff a volte favorisce un po' alle squadre che arrivano un po' più rilassate. Diciamo, quelle che hanno lottato fino all'ultima giornata sono un pochettino più stressate, quindi a volte ci sono le sorprese per questo soprattutto. Però quindi abbiamo 2 squadre calabrese nei playoff. Sì, sì, sì. Tifiamo le squadre calabrese sicuramente. E poi vedremo cosa accadrà, tra l'altro, perché c'è la Palmese, sì, che dovrà giocare un play-out molto difficile, perché il Marsala è una buona squadra, era partita anche con altre ambizioni. Certo. No, sì, Max? Sì, 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 il Marsala
è successo un pochettino come noi all'andata e loro al ritorno. Sono partiti molto bene il girone d'andata, poi il girone del ritorno non so cosa sia successo sinceramente, ma hanno cominciato a perdere colpi, poi quando te ne accorci ti trovi in mezzo alla mischia, è difficile venire fuori. Quindi il la Palmese deve sapere che va a affrontare una squadra con dei giocatori importanti. Allora Max, tu la settimana prima abbiamo fatto un po' un accenno al fatto che sono successi alcuni problemi poi a Rende, poi è intervenuto il presidente Coscarella, ha chiarito tutto, pare che si stia anche ricompattando in qualche modo con l'ambiente. La settimana scorsa abbiamo avuto ospite il DG Ciardullo, ma anche ieri abbiamo sentito le dichiarazioni di distensione. Io ti faccio una domanda veloce, ma l'anno prossimo rivedremo ancora Max su un campo a giocare? Su un campo sì, sicuramente, perché ho ancora voglia di giocare. Quest'anno ho avuto questo grave infortunio che non mi ha permesso di vivere, diciamo, una stagione intera, quindi ho tanta voglia di fare un altro anno. Poi si sarà Rende, no? Questo non lo so, però a giocare sicuramente. Va bene, noi siamo arrivati ai titoli di coda, questa era, chiedo scusa, l'ultima puntata di Forcing. Come capita in tutte circostanze simili, ci sono dei ringraziamenti da fare, me li sono scritti perché non vorrei dimenticare nessuno. Intanto io voglio ringraziare Ivan Greco e Simona Gallo che con Publiora hanno prodotto questa trasmissione. A proposito di Publiora ringrazio anche Anna e Pierfrancesco, poi Giovanni Rodia e Serafino Stasi. Ovviamente un grazie immenso anche a Ten, al direttore Attilio Sabato, a Gianluca Pasqua, ad Anna Franchino e a tutta la redazione. Ringrazio i tecnici Luca Chito, Enzo Leonetti, Michele Cava, Piero Arena, un grazie a Mario Scarpelli e a Massimiliano Fino. Ringrazio anche la messa in onda Giuseppe Costanzo, così come la responsabile del palinsesto Carmela Formoso. Un grazie molto personale e particolare a Luca Altomare che ha accettato con entusiasmo questo mio invito di averlo nel commento tecnico. Grazie Luca. È stata una bella esperienza. Mi viene da dire che siamo stati equilibrati come lo è stato il Cosenza. È stata, diciamo, voti non ce ne diamo, assolutamente, però è stato divertente, grazie a te e speriamo, insomma, di rivederci presto. Magari a te, io ti auguro di rivederti presto dove ti piace di più stare, su un campo di calcio. Grazie. Sappiamo che Mimmo, con il quale tu hai collaborato nel suo staff, ha richieste importanti, speriamo che l'anno prossimo magari si potrà parlare di altro, di Luca Altomare, averlo ospite magari in un'altra veste. Un grazie anche a Franco Segreto, che è un volto, diciamo, storico di Ten. Grazie Franco. Grazie, è stata una bella cavalcata, per me vincente. Grazie Franco. Grazie a Max Ginobili, che è un grazie esteso a tutti gli ospiti che ci hanno fatto compagnia, calciatori, dirigenti, tesserati, e grazie per aver avuto la pazienza, no? Alle nostre telefonate. Grazie a te, è sempre un piacere. Grazie, grazie Max. Un grazie anche a Massimo Mitidieri. Mi associa? A tutti i giornalisti che sono stati i nostri ospiti. Perfetto, grazie vabbè. Massimo. Grazie a te. Mi saluti molto gli amici di solocosenza.com. Grazie, grazie a tutti voi. E poi il grazie più sentito è a coloro i quali, come sempre, avete avuto la pazienza di seguirci da casa per questa bella, è stato molto piacevole ritornare in televisione. Alla prossima e grazie a tutti ancora una volta. Napolitano e pallone per Marulla, attenzione Marulla, tiro!